sono un po' più forte di quanto pensassi, perciò è ora di fare sul serio. Cosa? Non può usare il flusso energetico? Oh sì, adesso si ragiona, fatti sotto, copione! Mostante shock! Cavoli, questo mostro sa incassare! Da questa parte, uscite dall'edificio! Se ne vada subito! Credo che fosse l'ultimo! Vediamo se Ben ha bisogno di aiuto! È tutto inutile, sono due coppie perfette, la forza è la stessa. È il massimo che sai fare, io continuo tutto il giorno. Cosa? No! Ho detto tutto il giorno! Ora non hanno più la stessa forza. Oh, ehi, immagino sia impossibile che anche a te scada il tempo. Ok, fa niente. Oh, ciao gente. Sarà duro fermarlo ora che è l'alieno più forte che hai. Forse avrei potuto fermarlo prima se non fossi rimasto chiuso in un ripostiglio. E noi come potevamo saperlo se Materia Grigia bighellonava in giro? Non riesco a credere che abbiate scambiato quel copione per me solo perché era uguale e imitava ogni mia mossa. Adesso sta spaccando tutto, forse non è tanto sveglio. Non lo so, magari ha qualcosa contro i telescopi. Fermi, guardiamo cosa combina. Sta distruggendo tutto ciò che lo riflette. Probabilmente crede che quello sia io. A me sembra che stia soffrendo perché di fronte al riflesso perde il controllo della sua forma. Ho un'idea, regaliamogli uno specchio meno fragile del solito. Pronto per lo scontro finale? Funziona! Non ce la fai, eh? Beh, io ho appena cominciato! Ah, allora è questo il suo aspetto. Ma sembra così, così innocuo. Il campione è scappato dal laboratorio, è pazzesco. Presto, raccoglilo. Che cos'è quella roba? Non lo sappiamo, ma la sua capacità imitativa è speciale. Forse è un modo per raggiungere più rapidamente la cima della catena alimentare. Aspetti, voleva mangiarci? Beh, sì, è un'ipotesi. Non possiamo esserne sicuri senza analisi dettagliate. Ma grazie a voi, ora sappiamo a quali stimoli reagisce questo strano esserino. Non è così, piccolo di casa? Ora ti riporto in laboratorio. Quella di prima è stata un'idea ingegnosa, usare la propria immagine per creare un ciclo imitativo continuo. Finché riusciremo a contenerlo in una struttura riflettente, resterà al sicuro. Lo sai? Forse ce l'hai davvero la stoffa dell'astronauta! Voi l'avete sentita, vero? Ammetto che ha ragione, è stata un'idea brillante, gran bel lavoro! Già, ma non voglio affidarmi sempre al mio istinto. E come avete detto voi, non devo conoscere solo le cose divertenti, ma anche quelle più noiose, anche se ciò vuol dire mettersi a studiare. Fermo, sicuro che il vero Ben non è nel bicchiere? Oh, che forte!